buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il giudice Clementina Forleo e l'avvocato Alessandro Gandarini di essere qui con noi per questa interessantissima conferenza sul terrorismo e conflitti armati. Questa è un'iniziativa del Master Enrico Mattei in vicino e Medio Oriente, che è nato 4 anni fa e da 2 anni opera a Roma. Abbiamo un nostro sito dove potrete anche rivedere la conferenza di oggi assieme a tutte le altre lezioni. All'interno di questo Master noi abbiamo un modulo di diritto che appunto affronta tematiche congruenti, diciamo, con il nostro campo di indagine, cioè il Medio Oriente, immigrazione, diritto internazionale e così via. Io volevo fare una brevissima introduzione dal punto di vista politologico e storico del problema sollevato dall'interessantissima e secondo me corretta sentenza del giudice Forleo, perché ritengo che tutto sommato tutto quello che ruota in termini di disciplina, di approccio al Medio Oriente in qualche modo coinvolge gli stessi problemi. Voglio dire, la distinzione operata dal giudice Forleo fra guerriglia e terrorismo, di cercare di articolare questo concetto mediaticamente martellato tutti i giorni fino alla creazione del terrore, secondo una bella espressione della sentenza Forleo, diciamo, la si ritrova anche dal punto di vista delle analisi politologiche che i grandi mass media offrono in genere sul fenomeno terrorismo. E sembra un mondo univoco dove il dato fondamentale è la violenza, schierato geopoliticamente contro l'Occidente e contro, diciamo, le sue propaggini in Medio Oriente, a cominciare da Israele, ma non è così. Un accenno brevissimo a una questione geopolitica: ci sono alcune guerriglie islamiche, come la guerriglia cecena, la guerriglia della Bosnia, la guerriglia del Kosovo, del Kurdistan e del Darfur, che in realtà hanno sostegno in alcuni circoli occidentali, in particolare per esempio Israele. Queste 5 guerriglie, quindi non tutto l'Islam e non tutto quello che viene definito terrorismo va in una direzione, ma soprattutto la questione fondamentale è questa: che quello che viene definito terrorismo dai grandi mass media, che secondo me finiscono per influire persino chi legifera, persino appunto i magistrati, persino appunto un po' tutti quelli che si avvicinano alla realtà medio orientale, in realtà bisogna fare una distinzione fondamentale. Da una parte c'è il terrorismo transnazionale stragista, quello che mette bombe 11 settembre, Madrid, Londra, e dall'altra esistono dei movimenti di liberazione nazionale, così chi si è formato come coscienza civica e come anche studiosi nell'età della decolonizzazione sa bene di cosa si parli, che sono quei movimenti che fanno una lotta armata, cioè usano la violenza armata, usano le armi in situazioni di occupazione del loro paese da parte di potenze straniere. E allora questo è, diciamo, l'approccio politologico storico secondo me corretto, quello che deve distinguere dentro appunto il termine monoliticamente inteso di terrorismo Al-Qaeda da una parte, come organizzazione stragista transnazionale non ancorata a un determinato territorio, e movimenti al di là del loro contenuto specifico che oggettivamente, come Hezbollah, come Hamas, come la resistenza batista, ricadono in una vastissima casistica creata, elaborata dalle stesse Nazioni Unite, dal diritto internazionale degli anni 60 e 70, nell'età della decolonizzazione, che riconosce apertamente, nero su bianco, che nei paesi occupati i gruppi che si oppongono a questa presenza militare straniera hanno il diritto anche al ricorso alla lotta armata. Purtroppo viviamo in un'epoca in cui, crollato il bipolarismo, si è affermato una sorta di monopolarismo per una lunga fase, adesso c'è la Russia, c'è la Cina, ma insomma
di grande egemonia degli Stati Uniti e del suo alleato principale in Medio Oriente, per cui lo stesso diritto internazionale ha subito dei rovesciamenti nel teatro dell'Iraq e della Jugoslavia, con lo stravolgimento per esempio del capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, con nuove elaborazioni tipo il diritto di ingerenza umanitaria che darebbe a una determinata potenza il diritto di intervenire una volta che i grandi mass media, per esempio, parlano del genocidio nel Darfur, parlano delle armi in distruzione di massa nell'Iraq e così via. Quindi, dal punto di vista storico e politologico, e vado a concludere, noi abbiamo lo stesso problema. Il problema di articolare, diciamo, una categoria terrorismo che in realtà è tutta funzionale al proseguimento del terrore e del controterrore, quale dei due appunto sia applicabile all'uno o all'altro campo non interessa, e allo scontro di civiltà. Tutto questo è subalterno, diciamo, è l'effetto perverso di un modo di ragionare su questi fatti che purtroppo è vigorato anche dai grandi mass media. Pensiamo all'esempio di cui ha parlato nell'inaugurazione del nostro master di Oriana Fallaci, del suo opuscolo sull'Islam. Beh, lì c'è condensato tutto, c'è condensato una forma di contrapposizione frontale con l'Islam che invece è vario e articolato, e c'è condensata anche una lettura molto superficiale, perché l'orgoglio della rabbia è successivo all'11 settembre, delle dinamiche di questo attentato, che dovrebbe essere studiato obiettivamente e serenamente, come per esempio in Italia si è tanto discusso della nostra strategia della tensione, no? Attribuita magari a gruppi anarchici, e invece si scopriva attraverso uno studio caparbio, un'analisi rigorosa, che era tutt'altra cosa, no? Quindi purtroppo viviamo in un'epoca in cui un certo strapotere mediatico rischia di ledere l'autonomia di tutti. Io sono giornalista, ex giornalista professionista, collaboro e ho collaborato a testate autorevoli, però questa cosa va detta, c'è il rischio appunto che attraverso un martellamento di alcune categorie, di alcune espressioni, si giunga appunto a un condizionamento dell'attività autonoma di chi legifera in Parlamento, dei magistrati che fanno sentenze, degli storici, dei politologi. Ovviamente le tre persone che sono riunite sono escluse da questa casistica. Detto questo, io ringrazio nuovamente Forleo e Gamberini per essere qui con noi e do senz'altro la parola al giudice. Ringrazio voi tutti, ringrazio in particolare il professor Motto per la sua tenacia e la sua audacia, che credo che siano le caratteristiche che poi distinguono gli esseri umani dagli uomini. Gli esseri umani dagli uomini perché? Perché appunto la tenacia del professor Moffa da qualche anno, dall'anno dal 2005, dei noti fatti che mi vedono appunto qui oggi, mi insegue per parlare di questo tema, di un tema molto caldo e che evidentemente è stato molto edulcorato, è stato diciamo enfatizzato per noti avvenimenti dai media, ma anche per la sua audacia, perché non solo in questa occasione ma anche in altre occasioni ha manifestato, a mio avviso, in una democrazia in declino, in una democrazia alla deriva, il grosso coraggio. E quindi vengo subito all'oggetto del tema che oggi ci occupa. Io ritengo che bisogna partire, anche se ovviamente in maniera molto breve, senza stare a occupare troppo tempo, ai fatti dell'11 settembre, che ritengo siano fondamentali per capire la genesi e la ratio della norma incriminatrice, quindi della figura dell'associazione finalizzata al terrorismo internazionale, che non è una figura presente nel nostro sistema aborigine, ma è stata appunto introdotta d'urgenza con un decreto legge dell'ottobre del 2001 e quindi non a caso subito dopo i fatti dell'11 settembre del 2001. I noti fatti dell'11 settembre del 2001, nella loro tragicità, nella loro grande portata offensiva, hanno ridisegnato sicuramente i rapporti di forza fra Stati
incidendo su quel baluardo di valori di politici, culturali, ma anche giudiziari, giuridico e giudiziari, e speriamo non irreversibilmente, e infondendo purtroppo, dico purtroppo, una cultura del diritto penale più di stampo preventivo che di stampo repressivo, dando luogo a quello che poi è stato definito diritto penale del nemico doppio binario. Sarà ovviamente compito della storia, sarà compito della politologia, sarà compito della dottrina internazionalistica stabilire se i conflitti bellici che seguirono i noti fatti dell'11 settembre sono stati connotati da quella che rozzamente posso definire, mi si consenta, legittimità sostanziale, ossia se l'11 settembre del 2001 può considerarsi formalmente atto di guerra e quindi fonte legittima di innesco dei conflitti bellici che ne seguirono, quello contro l'Afghanistan e quello contro l'Iraq, che come sappiamo, come è noto, non mi soffermo, hanno seminato anche nel silenzio, anzi tolgo anche nel silenzio appunto dei media, dei grossi media, migliaia, migliaia e migliaia di vittime civili, di vittime innocenti. E quindi questo lo lasciamo alla storia, la dottrina internazionalistica, dico subito e passo quindi all'analisi del 270 bis, che subito dopo questi fatti le democrazie occidentali hanno evidentemente dovuto mobilitarsi, sono dovute mobilitare, attrezzare per fronteggiare la possibilità, la concreta possibilità del reiterarsi di questi attacchi, concreta possibilità che era tutt'altro, diciamo, che fuori di luogo, perché poi si verificarono, come sappiamo, gli attentati di Madrid, i fatti di Madrid, i fatti di Londra, di minore portata offensiva, ma comunque di grossa portata offensiva. Come pensarono di mobilitarsi? Giustamente introducendo appunto una sorta di diritto, chiamiamolo così, penale sovranazionale a tutela reciproca. Nel nostro sistema, il mese successivo, nell'ottobre del 2001, con il decreto legge 374, è stata appunto introdotta questa nuova figura. E come si è introdotta? Novellando l'articolo 270 bis del codice penale, che evidentemente preesisteva. Dico evidentemente perché il 270 bis, il primo comma e il secondo comma, ripeto, preesistenti, puniva, appunto, e punisce, continua a punire, le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico interno. Il secondo comma prevede appunto ovviamente una pena ridotta per chi partecipa e non per chi promuove queste associazioni. Il terzo comma, introdotto dal decreto in questione, estende appunto la punibilità a quelle associazioni che hanno la finalità di terrorismo, quindi scompare il termine eversione che rimane quindi appunto al primo comma, quando appunto quegli atti di violenza evidentemente programmati nel territorio dello Stato sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Ora, a mio avviso è fondamentale questa differenza tra il primo e il terzo comma della norma, perché mentre nel primo comma si parla di terrorismo o di eversione, nel terzo comma appunto si parla esclusivamente di terrorismo. È importante perché questo ci fa comprendere appunto qual è la ratio della norma, ratio che evidentemente, come ho detto, è legata alla sua genesi. Si è voluti cioè creare, come appunto al pari è avvenuto in altri stati, in altre democrazie occidentali, questo appunto diritto penale, diciamo, questa associazione sovranazionale a tutela reciproca di atti di terrorismo compiuti in tempo di pace, come appunto l'11 settembre del 2001, o compiuti eventualmente appunto da realizzarsi in tempo di guerra, ma aventi determinate caratteristiche, altrimenti si sarebbe colpito nel terzo comma anche appunto la finalità di eversione. Quindi veniamo alla differenza tra concetto di eversione e concetto appunto di terrorismo. Sicuramente entrambi hanno un unico comune denominatore, un'unica matrice ideologico-politica, ma sappiamo benissimo che l'eversione è appunto connotata dal capovolgimento degli assetti di uno Stato, che può essere anche appunto uno Stato non democratico, attraverso atti di violenza, sì, ma atti di violenza rivolti verso beni o verso individui determinati. Invece
la nozione di terrorismo, quale si ricava da più fonti che poi appunto vedremo e che sono state del resto recepite dall'ordinamento italiano con l'introduzione dell'articolo 276, l'attività di terrorismo, differenza attività di reazione, si connota appunto per una violenza spietata, per una violenza indiscriminata, rivolta indiscriminatamente verso la popolazione civile e avente come scopo precipuo, come poi appunto vedremo dalla lettura di queste varie fonti, come scopo precipuo quello appunto di creare terrore indiscriminato nella popolazione. Mi direte, non c'è bisogno di andare a scomodare le convenzioni internazionali, non c'è bisogno di andare a scomodare il legislatore, ci sarebbe bastato un semplice dizionario, ma tant'è appunto che spesso diciamo occorre un po' attrezzarsi e organizzarsi anche senza bisogno appunto del dizionario. Ora, voglio subito dire, prima appunto di passare poi a quello che è successo e a perché si è arrivati a determinate pronunce nell'ambito di atti di violenza posti in essere in conflitti armati, che il 270 bis è evidentemente un reato di pericolo, nel senso che, essendo un reato associativo, reato che la cui soglia di punibilità appunto è anticipata come reato tentato, quindi non è necessario che questi atti di violenza siano posti poi realmente in essere, è sufficiente che siano programmati. Però come ogni reato di pericolo è evidente che, non lo dico appunto solo io, poi vi leggerò penso una parte, un passo molto importante di un'altra sentenza, Corte d'Assise di Milano, che si è pronunciata su una vicenda appunto analoga, è necessario appunto evidentemente non una mera intenzione di compiere appunto atti di violenza, è necessario, non è sufficiente una mera intenzione, è necessario un proposito serio, concreto di organizzare, di porre in essere questi atti appunto di violenza e questo a prescindere dal fine ultimo che le persone in questione si prefiggono, perché come sappiamo nel diritto penale il fine ultimo di una condotta è completamente irrilevante, sia il positivo appunto che il negativo. E quindi appunto reato sì di pericolo, però appunto come afferma la Corte di Assise di Milano, che si è pronunciata su un'altra cellula, cioè un'altra microassociazione, la Corte d'Assise appunto di Milano sempre nel 2005, occorre accertare che gli associati non si siano limitati a pensare o ad auspicare il compimento di atti di violenza o ne abbiano già compiuti, o almeno che, superata la fase puramente intellettiva, la loro azione abbia avuto una qualche concretezza. Quindi il primo problema che bisogna porsi è se questi atti di violenza, una volta individuati, siano appunto dotati di una certa concretezza, di un proposito serio, preciso appunto e circostanziato, non sono cioè sufficienti i meri intenti. Ancora appunto, e poi passeremo, dico questo perché poi sarà interessante vedere come si sono articolate le indagini nei procedimenti, soprattutto nei procedimenti milanesi, ancora non è sufficiente per suffragare la sussistenza appunto di un'associazione di stampo terroristico, quella che è stata definita la circolarità di rapporti, ossia appunto la frequentazione di determinati soggetti in ambienti appunto gravitanti nella rete fondamentalista islamico fondamentalista, proprio perché la eterogeneità di questa realtà, la complessità di questa realtà, come diceva appunto prima il professor Moffa, rende evidentemente insostenibile un'equazione con il proposito terroristico. Faccio un esempio, mi si perdoni appunto il paradosso, ma è come dire che negli anni di piombo tutti coloro che aderivano, frequentavano i circoli di potere operaio, di lotta continua, appunto qui il professor Gamberini magari mi darà ci darà sicuramente qualche lezione, potessero ritenersi appunto compartecipi di azioni volute da persone che frequentavano ma che erano inserite in associazioni terroristiche quali Brigate Rosse, quali appunto Prima Linea. Quindi dobbiamo appunto innanzitutto capire, comprendere che la realtà islamico fondamentalista, una realtà appunto la rete islamico fondamentalista è una realtà molto molto variegata, quindi bisogna appunto distinguere le intenzioni e appunto il fine ultimo eventualmente perseguito da queste persone nei loro intenti da poi dagli atti che in concreto vengono programmati, ecco. E questo ovviamente, cioè la frequentazione di determinati ambienti, le mere intenzioni, determinato materiale propagandistico diffuso in questi ambienti può valere sicuramente in altri
determinati settori, può valere sicuramente per applicare misure di prevenzione, ma non può certamente valere per suffragare responsabilità penali per ritenere queste persone partecipi appunto del reato che stiamo esaminando. Così pure appunto dobbiamo certamente escludere la partecipazione in questione a soggetti che sarebbero, sempre secondo fonti di varia natura, secondo magari qualche frase captata da intercettazioni telefonico-ambientali, sono soggetti che farebbero parte di associazioni considerate terroristiche dalle cosiddette blacklist, questo del resto l'ha detto la stessa appunto Cassazione, le blacklist un altro non sono appunto che delle liste di organizzazioni ritenute di stampo terroristico dai governi appunto occidentali, e questo per motivi di tipo amministrativo. Quindi l'inserimento di un'associazione e di un gruppo appunto di una cellula nell'ambito di queste blacklist non ha alcuna valenza penale processuale, l'ha detto anche appunto, l'ha recepito la Cassazione. Perché appunto ho fatto questa premessa? Ho fatto questa premessa perché a seguito dell'introduzione di questa norma, che abbiamo detto trova appunto la sua genesi nei fatti compiuti in tempo di pace dell'11 settembre, gli inquirenti, gli apparati inquirenti del mondo occidentale, in particolare appunto per quanto ovviamente ne ho diretta conoscenza, gli apparati inquirenti italiani, si sono appunto mobilitati per cercare di localizzare sul territorio italiano elementi che, sempre gravitanti in queste realtà, potevano essere appunto elementi particolarmente, diciamo, tra virgolette, facinorosi, e quindi potenzialmente disponibili a porre in essere atti di violenza appunto di questo tipo. Quindi in concreto cosa è avvenuto? Si sono monitorate le attività soprattutto delle moschee, soprattutto dei centri di cultura islamica, delle grosse appunto metropoli, si sono individuati appunto, non è stato difficile, i soggetti diciamo più caldi, e quindi si è dato vita ad attività di pedinamento, ad attività di osservazione, si è arrivati appunto a effettuare perquisizioni, sequestri, e si è arrivati appunto ad innescare legittimamente operazioni di intercettazione telefonica e ambientale. E questo cosa ha portato? Le attività di perquisizione e di sequestro hanno portato praticamente al rinvenimento di materiale documentale che pacificamente attestava l'inserimento di queste persone nella rete islamico fondamentalista, materiale propagandistico che, per quanto sopradetto, non certamente aveva appunto alcuna rilevanza penale, manifestava soltanto l'appartenenza di questi soggetti a questi gruppi e le loro praticamente intenzioni di demolire appunto l'Occidente, ma si trattava di mere appunto intenzioni. Il materiale più interessante, di cui poi parleremo, sequestrato, riguardava invece appunto anche la documenti di identità contraffatti, o da contraffare, praticamente per finalizzati, come appunto poi si vedrà, alla immigrazione clandestina di soggetti destinati appunto ad attraversare il territorio dello Stato italiano e a superare i confini del territorio dello Stato italiano per andare a partecipare alle operazioni belliche che si sarebbero di lì a poco, come già appunto annunciato sui media, innescate nel territorio appunto, nei territori dell'Afghanistan, ma soprattutto nei territori appunto iracheni. Quindi, passato diciamo, il vaglio di questo materiale documentale, si passava ad esaminare appunto sottoporre a vaglio il materiale che emergeva dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali. Queste intercettazioni telefoniche ed ambientali davano sicuramente conto non solo dell'appartenenza di questi soggetti a questa rete, ma davano conto, quindi consentivano di chiudere il cerchio, sulla effettiva programmazione di atti appunto di violenza da porre in essere, però non in tempo di pace, ma da porre in essere nei teatri, sto parlando ovviamente dei procedimenti appunto che si sono innescati dopo l'11 settembre, che davano praticamente conto appunto di atti di violenza da porre in essere in concreto nei territori in cui si stavano per svolgere o si stavano già svolgendo conflitti armati. Molti di questi soggetti parleranno di appartenere della struttura Ansar al-Islam, una struttura che significa
significativamente sarà bombardata il giorno dopo l'UNESCO del conflitto contro appunto l'Iraq, una delle tante strutture inserite in quelle blacklist appunto di cui ho detto, molti soggetti facevano capire, anche se con un linguaggio criptico che però è stato ritenuto praticamente granitico e pacifico dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha confermato appunto la mia pronuncia, anche se appunto è rilevante, come vedremo, secondo quella tesi, secondo anche la mia tesi, erano soggetti disposti al diretto sacrificio umano, soggetti cioè disposti a farsi kamikaze. Quindi da questo, diciamo, da questa certezza che veniva appunto a essere ritenuta tale dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, che pur assolveva queste persone per il reato in questione, si ricavava, la pubblica accusa ricavava appunto un'equazione con il proposito terroristico, cioè si diceva che siccome questi soggetti erano disponibili, disposti a immolarsi direttamente, c'era un proposito concreto, serio di immolarsi, tant'è che facevano riferimento ai loro fratelli, tra virgolette, appunto ai loro sodali che già si erano immolati in conflitti precedenti, era evidente appunto che andassero a fare i terroristi, che quindi praticamente questo solo bastava a ritenere la cosiddetta cellula, le varie cellule del territorio dello Stato, cioè le varie cellule milanesi, bresciane, eccetera, cremonesi, eccetera, appunto terroristiche. Allora, il problema quindi che si era posto in queste pronunce qual è stato? Vedere qual era appunto il confine tra atti di violenza posti in essere, pur efferati, posti in essere in tempo di pace, e atti di violenza pur efferati, posti in essere in tempo di guerra. Qui, evidentemente, data la genesi e la ratio della norma, come appunto sopra esposta, il diritto penale ha dovuto fare i conti con il diritto internazionale, in particolare ha dovuto fare i conti con lo Ius Belli, in particolare ha dovuto fare i conti sia con la decisione quadro del Consiglio d'Europa del 2002, sia con la Convenzione per la repressione del finanziamento al terrorismo del 99, ratificata nel 2002, sia appunto con i protocolli addizionali delle convenzioni di Ginevra, e ha dovuto fare appunto i conti con un principio fondamentale, quello della, appunto, come diceva il professor Moffa, con la libertà di autodeterminazione dei popoli. Quindi qual è stato il problema? Quello di vedere appunto se i kamikaze o presunti appunto kamikaze potessero appunto dirsi terroristi. La risposta delle pronunce di merito milanesi, è stata no. Perché? Perché si è detto, anche qualora si dovesse avere la prova che queste persone si sono immolate o erano comunque destinate a immolarsi direttamente, quindi a fare del loro corpo appunto delle bombe umane, il problema appunto non è tanto quello dello strumento utilizzato, dello strumento offensivo utilizzato, questo data la pacifica asimmetria delle forze in campo, dati cioè gli strumenti offensivi, ben più offensivi utilizzati dalle forze belligeranti ufficiali, pensiamo alle bombe a grappolo, pensiamo appunto alle esecuzioni mirate che hanno seminato appunto migliaia e migliaia di vittime. Il problema non è quello quindi dello strumento, perché queste persone, per opporsi al nemico, tra l'altro non nemico nostro ma nemico appunto di altri, avevano solo la disponibilità appunto di questo strumento, del proprio corpo, oppure di strumenti di minore potenzialità offensiva. Il problema appunto invece, si è detto, è di vedere quale era l'obiettivo preso di mira da queste persone. Da queste intercettazioni, praticamente poi da altri elementi che verranno fuori, dalle dichiarazioni anche di alcuni pentiti, tra virgolette, i quali verranno concesse delle pene risibili, dico risibili rispetto ai fatti assolutamente ipotizzati, per esempio 11 mesi di pena si sono appunto concessi a un pentito, tra virgolette, questi pentiti altro non hanno detto che andavamo sì, raccoglievamo delle somme di denaro nelle moschee, somme di denaro che si aggiravano intorno a centinaia di euro, al massimo si arrivava appunto a 1.500-2.000 euro, andavamo praticamente lì per cercare di sostenere i fratelli coinvolti appunto nel conflitto e di far fronte appunto al nemico invasore.
Quindi si è spostata l'attenzione, come dicevo, appunto, non dal strumento utilizzato all'obiettivo avuto di mira, e si è detto una cosa che, voglio dire, in altri tempi, in una società praticamente democratica e civile, non avrebbe certamente fatto suscitato particolare scalpore, particolare clamore. Si è detto praticamente quello che, come appunto dirò, hanno ripetuto per anni, proprio per il diritto di autodeterminazione dei popoli, le convenzioni internazionali. Si è detto che si ha appunto attività di terrorismo rilevante ai fini penali, ai fini del 270 bis terzo comma, quando l'obiettivo avuto di mira è un obiettivo appunto di tipo civile, quando l'unico scopo, il precipuo scopo avuto di mira da queste persone è la popolazione civile e il seminare terrore indiscriminatamente nella popolazione civile. Se invece un atto appunto non penalmente rilevante, dico non penalmente rilevante, sottolineo penalmente, semmai si tratterà di stabilire se è rilevante per lo Stato, appunto, in cui, per il diritto penale dello Stato in cui questi atti vengono posti in essere, o per il diritto internazionale, quando l'obiettivo ha avuto di mira un obiettivo di tipo militare. Questo a prescindere dagli cosiddetti effetti collaterali, perché evidentemente un kamikaze che si fa esplodere, diciamo un esempio banale, un autobus, un kamikaze che si fa esplodere in una piazza, in un mercato, è sicuramente appunto una persona che può ritenersi terrorista, appunto questo non solo in tempo di pace ma anche in tempo di guerra. Se il kamikaze si fa esplodere in pieno conflitto mentre piovono le bombe a grappolo e quindi appunto interagisce con degli obiettivi militari, sarebbe preoccupante, secondo me, per i principi appunto che determinano la civiltà contemporanea, appunto per evitare scontri di civiltà dei generi, non sarebbe appunto preoccupante qualificare queste persone tout court appunto terroristi. Quindi, da qui il famoso limite, confine tra guerriglia e terrorismo, che come dicevo appunto simpaticamente al professore prima di iniziare questa appunto relazione, non l'ho inventata io, nel senso, come dicevo appunto, questa è una vecchia canzone, il confine tra guerriglia e terrorismo è un confine dettato dalla dottrina internazionalistica e del resto appunto avallato come dicevo, da varie fonti normative. Forze normative che non sono appunto altro che la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, che all'articolo 2, lettera B, definisce il terrorismo come qualsiasi atto inteso, quindi siamo appunto legati a dello specifico, a provocare morte o gravi lesioni fisiche a civili o a qualsiasi persona che non prenda attivamente parte alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando lo scopo di tale atto, per sua natura o contesto, è quello di intimorire una popolazione o costringere un governo a un vendetto internazionale, eccetera, eccetera. Quindi proprio quella inteso e quello scopo, cioè questi due termini di cui alla norma della Convenzione internazionale citata, articolo 2, lettera D, sarebbero già stati per sé sufficienti a sgombrare il campo da ogni equivoco, ma non era bastato, si è invocata appunto anche la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002, proprio questa appunto norma all'articolo 1 tipizza una serie di atti definiti terroristici e parla di esclusivo, importante, esclusivo scopo di intimidire gravemente la popolazione, eccetera, eccetera. Del resto, che appunto si tratti di reato a dolo specifico, che quindi appunto l'atto di violenza deve avere questo preciso scopo, è stato anche recepito dal legislatore italiano, perché si è compreso che non potevamo certamente andare a fare i gendarmi appunto in stati esteri, in conflitti che non ci appartenevano. Infatti il 270 sexies, che poi è stato introdotto successivamente nel nostro sistema, ricalcando appunto il tenore di queste normative internazionali, sono considerate con finalità di terrorismo, ma diamo bene che il termine eversione è stato abbandonato definitivamente, le condotte che per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un paese o organizzazione internazionale sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione. Quindi è evidente che il concetto di terrorismo, appunto, anche sarebbe superfluo, nei conflitti armati deve avere appunto questo scopo preciso, quello di intimorire la popolazione.
Quando invece l'obiettivo, avuto di dire, è un obiettivo militare, quando, ripeto, arrivano bombe a grappolo o ci sono esecuzioni mirate in campo, a mio avviso sarebbe pericoloso ritenere, ma poi su questo tema credo si soffermerà il professor Gamberini, sarebbe pericoloso ritenere, sempre per il diritto, per la libertà di autodeterminazione dei popoli, che la sola certezza o probabilità degli effetti collaterali legati a questo atto basterebbe a considerare questi atti come atti appunto terroristici. Quindi il problema, credo praticamente, che speravamo tutti che fosse stato appunto superato. E in realtà la Cassazione è andata di diverso avviso, appunto, e su questo si soffermerà appunto il professor Gamberini, ritenendo appunto che il fatto di essere kamikaze anche in un contesto, diciamo, bellico, anche quando piovono dall'alto questi grossi meccanismi, questi grossi strumenti, diciamo, gli effetti di questi strumenti ad alta potenzialità offensiva, appunto, non è sufficiente per far parlare di guerriglia, ma è sufficiente per ricomprendere l'azione dell'articolo 270 bis. Io ritengo, e mi fermo qui per poi passare a un altro argomento appunto collaterale, io ritengo che se ci incamminiamo su questa strada, augurandoci comunque che non intervenga più la Cassazione, per il semplice motivo che ci dobbiamo augurare che non ci sia più un conflitto armato in cui appunto poter parlare appunto di questo, io credo che alla fine probabilmente si è ceduti a degli stati emozionali e irrazionali, alla fine queste esigenze di sicurezza che sono avvertite nel nostro sistema, in una democrazia appunto in declino, hanno dovuto purtroppo avere il sopravvento di fronte a garanzie di libertà, garanzie che sono e a mio avviso devono restare proprie di uno Stato liberale, altrimenti finiremo per avallare un canone ermeneutico della legge fondato sul sentimento popolare, su quello che è stato definito comune sentire della collettività, che a mio avviso in questo momento, oltre che nel diritto internazionale, anche nel diritto interno, deve un po' ripudiare la coscienza civile, proprio per evitare, come dicevo nella mia sentenza, ma che continuo a ripetere con riferimento anche a delle iniziative che mi piacciono poco del legislatore appunto attuale, per evitare che il terrore del terrore finisca per incidere irrimediabilmente sulle garanzie di civiltà che abbiamo fatica costruito dopo uno dei periodi più bui della nostra storia. E chiudo qui per auspicando appunto un dibattito, e voglio appunto ricordare che altra lesione a mio avviso di queste garanzie di proprie dello Stato di diritto sono ravvisabili nelle pronunce che dopo la sentenza della Corte di Cassazione, le pronunce di giurisprudenza di merito, hanno dal punto di vista processuale continuato appunto a processare, a ritenere processabili i soggetti espulsi dal territorio dello Stato. Sentenza che ho pronunciato a tale proposito, una sentenza che evidentemente va al di là dei confini del reato di terrorismo internazionale, che riguarda più genericamente il fenomeno dell'immigrazione. Io ritengo sempre sulla base della normativa esistente, che lo Stato che decida di espellere un soggetto nel proprio territorio rinunci alla sua appunto giurisdizione. Che vi sia appunto il diritto quindi di un soggetto di partecipare al processo che lo riguarda. Nel momento in cui un soggetto viene espulso dal territorio dello Stato, a mio avviso non può più essere processato, non solo a mio avviso, questo lo ricaviamo da tante norme, e questo secondo me è stata, diciamo, la pietra dello scandalo, cioè il fatto di considerare contumace, di condannare in contumacia un soggetto che dopo due sentenze di assoluzione era stato espulso dal territorio dello Stato, essendo stato fino a quel momento regolarmente presente dal territorio dello Stato. La consumata, ricordiamolo, presuppone la libertà di partecipare al processo, libertà che è un diritto sacrosanto nel diritto vigente, per cui appunto l'espulsione, a meno che la pubblica accusa non si attivi per richiedere l'estradizione del soggetto espulso, non può certamente portare ad alcun processo. Vi ringrazio e auspico appunto il dibattito sulle tematiche che ho molto panoramicamente delineato. Grazie a tutti.